Sembrava tutto archiviato e invece si riapre la vicenda del referendum sulla costruzione dell'ecovillaggio a Roma Giugliano. In un incontro tra il presidente del Consiglio Comunale e le forze di opposizione è stato infatti stabilito che nelle prossime settimane la questione arriverà in aula. Non è stata ancora fissata la data dell'assise, probabilmente si svolgerà a gennaio. Il referendum proposto da un comitato di cittadini e forze politiche aveva visto lo stop qualche settimana fa, quando arrivò dalla prefettura la bocciatura del quesito proposto, che era stato ritenuto inammissibile perché in contrasto con l'articolo 31 della Carta Sociale Europea, che sancisce il principio della libertà di stabilimento dei cittadini europei e il diritto di abitazione. Secondo Anna Russo, fautrice con il comitato promotore del referendum, la convocazione del Consiglio sul tema è semplicemente un atto dovuto. Nonostante i forti ritardi e tante perplessità che in corso d'opera hanno caratterizzato il rispetto dei regolamenti, finalmente il Presidente si è convinto giustamente che, stando ai regolamenti, oggi l'unico ente deputato a dichiarare l'ammissibilità o meno del quesito referendario proposto dal comitato promotore per quanto riguarda la costruzione dell'ecovillaggio Rom è il Consiglio Comunale. Arriveremo in Consiglio quindi facendo questa discussione sui temi e sul quesito del referendum stesso e valuteremo insieme l'ammissibilità o meno. Chiaramente le forze di centrodestra, unitamente, che hanno supportato il comitato promotore dalla prima ora, sono favorevoli. Gli indirizzi che sono pervenuti poi successivamente da parte del prefetto sono sicuramente un contributo valido alla discussione, ma in alcun modo sono vincolanti o comunque possono sostituire i poteri del Consiglio. Quindi un atto dovuto. Una decisione assunta a garanzia di tutte le forze politiche, invece la spiegazione del presidente del Consiglio Comunale Luigi Sequino. Sono arrivato alla conclusione, alla determinazione che il Consiglio Comunale su questa vicenda va convocato. Va convocato perché abbiamo una procedura di riferimento che è dettata dal nostro regolamento, che seppur non chiaro e dà adito a diverse interpretazioni, comunque determina nella delibera di Consiglio Comunale l'atto finale col quale chiudere questo procedimento. Quindi la parola sulla indizione definitiva o meno del referendum spetta al Consiglio Comunale, tenendo conto che comunque è arrivato un parere da parte della Prefettura che ritiene l'oggetto di questo referendum inammissibile. Mi preme sottolineare che la decisione viene assunta in piena autonomia, ripeto, ma soprattutto non perché sia stata paventata ai miei occhi una possibile diffida da presentare poi al prefetto. Ho ritenuto opportuno, doveroso farlo soprattutto, e l'ho fatto, ripeto, nella massima tranquillità. Si può considerare una sorta di apertura da parte della maggioranza nei confronti della minoranza su questo tema? Io ho pregato tutti i capigruppo, maggioranza e minoranza, di trovare una unanimità di intenti, soprattutto in merito alla data in cui tenere questo Consiglio Comunale. La decisione l'ho assunta in piena autonomia, nel rispetto delle parti politiche presenti in Consiglio Comunale, ma nel rispetto del ruolo che sono stato chiamato a ricoprire.